Tutto quello che ci serve è qui a nostra disposizione. Abbiamo una tanica o delle bottiglie dove metteremo l'olio esausto, carta e stracci, un paio di guanti per proteggerci dal calore del motore, una pinza a catena oppure a cinghia, un martello e un cacciavite. Il martello e il cacciavite vengono di solito utilizzati quando abbiamo poco spazio, per cui il cacciavite viene infilato all'interno del filtro e quindi possiamo agire. Per l'emergenza ci siamo portati una torcia, uno specchietto, una calamita e una pinza con terminale, qualora un ferro ci cadesse per caso in sentiero. Andiamo a vedere ora nel dettaglio come operare. Mettiamo ora in moto il nostro motore, scaldiamolo e aspettiamo che la temperatura dell'olio arrivi a circa 80 gradi. Scaldiamo il motore sui 1000-1200 giri, per circa un quarto d'ora a 20 minuti. Ogni motore ha i suoi tempi per scaldarsi. Aspettiamo che l'olio raggiunga la massima temperatura. Sarà più fluido e più facile da estrarre. Sentite questo rumore registrato. Abbiamo svuotato ora la coppa dell'olio. Tutto l'olio che abbiamo raccolto nelle nostre taniche sarà da buttare negli appositi contenitori che ogni porto deve avere. Abbiamo tagliato una mezza bottiglia grande per raccogliere il nostro filtro e l'olio che colerà quando faremo questa operazione di smontaggio. Chiave pronta, operiamo. Con un po' di forza, dopo aver infilato la chiave, possiamo svitare il filtro. A volte bastano le mani, a volte ricordate che è necessario intervenire con un cacciavite. Il filtro è ormai allentato. Possiamo lavorare con le mani. Lasciamo che coli l'olio. Con della carta ora puliremo tutta questa zona. Verificate l'olio, state attenti che non ci siano residui metallici o il disco. Prepariamoci ora al montaggio della nuova cartuccia. La guarnizione della nuova cartuccia sarà da bagnare con dell'olio. Poi procederemo al montaggio. Il filtro è nella sua sede. Ora puliamo tutte le perdite di olio e mettiamo via quello che non serve. Siamo pronti a mettere il nostro nuovo olio all'interno del motore. Svitiamo il tappo. Fate attenzione a non confonderlo con quello dell'acqua. Aiutiamoci con un imbuto. Se abbiamo letto il nostro manuale di istruzione, sappiamo che questo motore consuma circa 8 kg di olio. Pertanto aspetteremo di versare all'incirca una tanica e mezza e cominceremo a controllare il livello dell'olio sulla stina. Quando avremo raggiunto il livello massimo, quello più alto sulla stina, dovremo ancora mettere in moto il motore, farlo girare un quarto d'ora in modo che una parte dell'olio depositato nella coppa finisca all'interno del filtro, in generale circa mezzo chilo. Verificando ulteriormente il livello della stina, potremo andare a fare dei rabocchi se necessario. Facciamo un'ultima verifica. Ora dovremmo aver raggiunto il livello massimo. Il livello è prossimo alla testa della stina. Nel caso abbiate una stina di tipo piatto e la lettura risulti difficile, stendete un foglio di carta o di carta assorbente su
pagliolo della vostra barca, appoggiate la spiga, potrete così leggere il valore lasciato dall'olio. Non ci resta che mettere in moto e ricontrollare ancora i livelli.